che il modello di sviluppo che abbiamo ereditato dalla società industriale non è più sostenibile. Il vincolo ambientale oggi è sotto gli occhi di tutti. Ma qual è la caratteristica di quel modello? Che punta sulla quantità e non sulla qualità. Quello che occorre fare allora è diminuire la produzione e il consumo dei beni cosiddetti materiali e aumentare la categoria, il consumo dei beni immateriali. E all'interno di questa categoria ci sono i beni cosiddetti relazionali, cioè i beni che dicono, che danno utilità per la particolare relazione che si stabilisce tra le persone. Ci sono beni relazionali, servizi alla persona, sono beni relazionali i rapporti di amicizia, sono beni relazionali certe fruizioni di beni culturali. Ebbene, la caratteristica dei beni relazionali è che non inquinano, non distruggono l'ambiente, creano capitale sociale, cioè legame sociale, migliorano quindi il benessere senza intaccare il benessere nel senso del benessere, essere bene, senza intaccare gli equilibri ecologici. Ecco perché dicevo poc'anzi, la rivisitazione del modello di consumo è oggi esigita non solo per ragioni, diciamo, valoriali di principio, ma anche per ragioni squisitamente economico-sociali.